era un periodo che ricordo molto bene, in cui c'era questo dramma in realtà in corso, che sembrava di vivere un po' in una bolla, quasi surreale. E una sera, una domenica sera, un amico mi chiama e mi dice: "Guarda che riceverai la telefonata, di Giovanni Licini, perché ha un'urgenza per l'ospedale di Seriate." E io conoscevo Giovanni Licini solo per nome, per l'opere meritorie che fa in ambito sociale, non lo conoscevo ancora personalmente, per cui ricevo la telefonata di Giovanni Licini che mi informa di questa necessità all'ospedale di Seriate, della mancanza di questo particolare curaro che si chiama Rocuronio, e che noi commercializziamo, del quale avevamo anche una certa carenza, perché chiaramente le esigenze a livello nazionale di questo prodotto erano esplose in breve tempo. Mi chiama la domenica sera e mi chiede se abbiamo disponibilità del prodotto. Gli rispondo che non lo so perché dovrei verificare il magazzino, so che di sicuro non avremo tantissime, però forse qualcosa abbiamo. Infatti il lunedì mattina subito verifico e per nostra fortuna ce n'erano, non un quantitativo molto elevato, ma se non ricordo male un paio di migliaia di queste fiale erano presenti e quindi le abbiamo consegnate diciamo in tempo reale quasi all'ospedale di Seriate, ricevendo ringraziamenti, eccetera. E questo è stato così il motivo per cui ancora oggi Giovanni Licini e l'ospedale di Seriate così, ci sono riconoscenti per questo gesto che abbiamo fatto di pronta risposta a queste esigenze del territorio. Certo. È stato un benevolo scherzo del destino perché, come dicevo, il lunedì noi abbiamo consegnato queste fiale all'ospedale di Seriate e io il mercoledì mi sono ammalato. In realtà sono rimasto, mi sono subito reso conto che non era una semplice influenza, mi sono isolato a casa, ma ero a casa comunque, fino alla domenica. La domenica le mie condizioni hanno cominciato a peggiorare e quindi mia moglie ha chiamato il 118 e sono venuti e mi hanno ricoverato in ospedale. Due giorni dopo, se non ricordo male, sono stato ricoverato in terapia intensiva, mi hanno messo in terapia intensiva dove sono rimasto 20 giorni e quindi sicuramente avrò beneficiato di quelle stesse fiale che la nostra azienda ha fornito all'ospedale e che probabilmente mi hanno salvato anche la vita o comunque hanno contribuito a. Lo stesso Ministero della Salute ci aveva raccomandato in quel periodo di non far mancare assolutamente i farmaci, soprattutto quelli essenziali, agli ospedali. Quindi eravamo stretti nella morsa tra il dover rispondere a tutti i costi alle richieste un po' impazzite del mercato e dall'altra a doverlo fare in un momento in cui eravamo in carenza di personale. Devo dire che le persone che sono state presenti, hanno così gettato tutto il cuore oltre, l'ostacolo, dimostrando così dedizione al lavoro, senso del dovere, senso di responsabilità, voglia di contribuire alla salute pubblica nel senso più stretto della parola e questo ci ha aiutato molto, infatti abbiamo anche distribuito poi un premio speciale a tutto il personale proprio per riconoscenza all'impegno, al coraggio, anche perché in quel periodo erano tutti a casa, noi eravamo tra le poche aziende che lavoravamo, però chi veniva sapeva che era maggiormente esposto al rischio di contagio in un momento in cui il contagio più di adesso poteva portare anche a esiti infausti. E invece il personale, devo dire, ha risposto in maniera assolutamente lodevole e degna di grande rispetto per quello che hanno fatto.